Roma, prima metà del XV secolo. Nella capitale della cristianità, afflitta dalla peste, giunge un predicatore francescano, tale Bernardino da Siena, oggi venerato dalla Chiesa cattolica come santo. I suoi sermoni, numerosi ed appassionati, riempiono le piazze e catturano l'attenzione delle folle. Il frate ispira i suoi ascoltatori al punto da lanciare una vera e propria tradizione. Chi segue le sue prediche deve baciare una tavoletta di legno su cui è inciso il salvifico cristogramma, simbolo del santissimo nome di Gesù. Bernardino, ricordato per molte e varie ragioni, è però anche il responsabile della prima condanna al rogo per stregoneria nella storia italiana e proprio nella città santa. Fenicella è il nome della cosiddetta strega da lui designata come prima vittima di quella che poi diventa anche in Italia una vera e propria strage di donne e uomini innocenti. Non si sa praticamente nulla di Fenicella, al punto che si potrebbe quasi dubitare della storicità della sua figura. È lo storico Ferdinand Gregorovius, più di 400 anni dopo l'epoca dei fatti, a raccontarci brevemente del rogo di Fenicella, da lui datato al 28 giugno 1424. Altre fonti riportano come data dell'esecuzione l'8 luglio del 1426. Quale che sia la data corretta, l'importanza di questo sommario processo e della conseguente condanna sta nel fatto che esso sancisce il pieno compimento di un fondamentale cambio di paradigma nell'atteggiamento della Chiesa di Roma verso il fenomeno della stregoneria. Fino a quel momento, l'interesse repressivo della Chiesa è focalizzato quasi esclusivamente sulla lotta alle eresie e alla persistenza delle tradizioni pagane non completamente estirpate dal diffondersi del cristianesimo. Sant'Agostino bolla la stregoneria come infantile superstizione, tesi in parte avvalorata dal Canone Episcopi, documento che i religiosi adottano a partire dal basso medioevo come guida in tali faccende. Secondo il canon, streghe e stregoni, al pari degli eretici, sono colpevoli di essersi alleati col demonio per pura vanità o debolezza di spirito, e dunque è compito della Chiesa non punirli con la morte, bensì guidarli al pentimento e alla redenzione. Le cose iniziano a cambiare verso il XII secolo, quando, insieme al canon, vengono inseriti nella raccolta di leggi canoniche del Decretum Gratiani anche altri documenti assai più severi nei confronti della stregoneria. Si iniziano infatti a proporre per i colpevoli sanzioni pecuniarie, pene corporali, digiuno e divieto di accostarsi all'Eucaristia. È importante tuttavia ricordare che nel resto d'Europa, in contesti diversi da quello cattolico, la stregoneria è già da tempo considerata un crimine punibile con la morte dalla giustizia laica. La situazione peggiora fra il 1326 e il 1327, con la bolla papale Super Illius Specula ad opera di Giovanni XXII. In essa, per la prima volta, la pratica della stregoneria viene equiparata all'eresia e dunque la sua repressione da parte della Chiesa viene formalmente affidata agli inquisitori. In questo clima di crescente tensione, in una Roma tormentata da una terribile epidemia di peste, le prediche di Bernardino da Siena finiscono inevitabilmente col prendere di mira anche le streghe, che rappresentano il perfetto capro espiatorio per un intero popolo in preda alla paura e alla disperazione. Bernardino identifica una giovane donna, una levatrice conosciuta come Fenicella, che viene accusata di aver barbaramente ucciso e divorato più di 30 bambini, incluso il suo stesso figlio, allo scopo di berne il sangue e preparare polveri e pozioni malefiche. Interrogata e torturata, Fenicella confessa i crimini di cui è accusata e vi aggiunge anche fantasiosi dettagli, come la capacità di tramutare se stessa in gatta mediante un magico unguento e di potersi recare in volo al Sabba. Le sue confessioni non vengono considerate del tutto attendibili, ma troppe sono le prove a suo carico nella vicenda dei bambini scomparsi. A nulla valgono le opinioni di dottori ed uomini colti, che considerano tali morti infantili dei normali aborti o decessi per malnutrizione, se non ovvie conseguenze dell'epidemia. Fenicella viene costretta a pentirsi e a baciare il cristogramma, ma il suo destino è ormai segnato dalla brama di sangue collettiva. Quale primo capro espiatorio di un'intera città sobillata dalle prediche di Bernardino,
Viene arsa viva nella piazza del Campidoglio. Innocente o colpevole che fosse, Finicella è ricordata oggi come prima martire italiana della sanguinosa caccia alle streghe. Il suo nome è stato celebrato in modo leggero e romantico negli anni Ottanta con la commedia cinematografica Mia moglie è una strega, in cui è interpretata dall'attrice Eleonora Giorgi.